Buongiorno amici scrittori e amici lettori e bentornati in un nuovo video. Io sono Giulia e questo è il mio canale. Vi do come sempre il benvenuti se è la prima volta che avete modo di vedere un mio video, il bentornati se invece ci siamo già conosciuti in qualche mio video precedente. Come al solito, dal pigiama, dalla faccia, dalla voce, potete capire che mi sono tipo appena svegliata. Sono le 8:40 circa e io sono reduce da una settimana di turni veramente allucinante. Perché sia sabato che domenica ho fatto 7 ore e mezza tutte attaccate e faccio la commessa, quindi faccio un lavoro dove sono in piedi, che poi sono 7 ore e mezza, ma in realtà sono 8 perché c'è la mezz'ora di pausa, ma insomma. E quindi sono veramente devastata. Infatti ho una faccia che non si può vedere, però in realtà mi sono svegliata con più calma. Del solito mi sono permessa di dormire un pochino di più, però anche se il mio buon proposito era quello di alzarmi e fare un po' di cyclette, un po' di ginnastica, non ce la faccio perché ho le gambe a pezzi, quindi niente, per il momento non riesco ad allenarmi. Detto questo, oggi riposo, quindi anche se pomeriggio e sera sarò impegnata perché questo pomeriggio vado con mia mamma a fare un giro in un centro commerciale e comunque vi porto con me, visto che di solito vedete sempre e soltanto me dentro casa. Oggi cambiamo un pochino e vi porto anche in giro. E poi questa sera sarò a cena dai miei. Però comunque voglio che questa mattina e il primo pomeriggio siano produttivi e quindi farò le mie solite sessioni di scrittura di mezz'ora. Quindi lavoreremo al solito ai miei 3 progetti, è inutile che ve li ridico ogni volta. Vabbè, comunque sono un frammento, tutto tranne noi e progetto pianeta. Vorrei davvero riuscire a concludere. L'obiettivo di oggi è concludere il capitolo di Tutto tranne noi, assolutamente, perché ormai mi manca solo l'ultima parte e poi vorrei postarvelo su Wattpad perché è un po' che non ve lo posto. E vorrei anche riuscire a concludere il capitolo di in realtà vorrei riuscire a concludere tutti i capitoli dove sono in questo momento, perché su un frammento sto riscrivendo un capitolo da capo. Per renderlo più coerente, e invece su Progetto Pianeta sto lavorando a un capitolo che ormai non lo so, va avanti da settimane e mi sembra lunghissimo, però spero insomma di riuscirci. Detto questo, adesso andiamo giù perché vado a fare colazione e poi penso che mi metto un pochino a leggere, e così da poter essere ispirata e diventare subito più produttiva. Vi ho detto in realtà. Mi è un attimo passato il periodo di gioco di Final Fantasy perché sono arrivata a questo punto dove, avendo dovuto sconfiggere un boss usando dei trucchi, perché altrimenti non sarei riuscita a sconfiggerlo, adesso, ho compreso che i miei personaggi non sono a un livello tale da poter, avanzare nel gioco senza usare questo trucco, quindi dovrei tornare indietro e fargli fare allenamento, sconfiggere mossi, eccetera, eccetera, ma è una cosa troppo lenta. Quindi non lo so, ho perso un attimo il gusto di giocare a Final Fantasy, però vorrei anche finirlo perché, io sono un po' fissata con queste cose, quindi non posso iniziare tutti gli altri che ho comprato se prima non finisco questo. Quindi vediamo un attimo, intanto andiamo a fare colazione. Allora, in tutto ciò si sono fatte le 10:20, io ho nell'ordine letto Serpent and Dove, che anche se ancora non mi sta entusiasmando al 100%, quindi a meno che non abbia poi nella seconda parte, perché sono a pagina 286 di 491, quindi sono un poco più di metà, ma ancora. Non credo che comprerò il secondo, però vediamo insomma, perché anche di Un fato così ingiusto e solitario avevo detto la stessa cosa, che non mi stava entusiasmando, lo leggevo tanto per vedere dove andava a parare, se mi prendeva, e poi alla fine mi è piaciuto e quindi il secondo lo prenderò prima o poi, quando smaltirò un pochino la mia enorme TBR. Quindi per il momento niente, non male, ma non mi sta entusiasmando insomma. Poi ho fatto colazione, ho mangiato 2 fette biscottate con 150 grammi di latte parzialmente scremato, dieta, se ci riesco, visto che pure la settimana scorsa l'avevo detto, invece ho mangiato, ma mi devo dare una regolata perché veramente mi vedo proprio ingrassata, quindi. E adesso ho giocato un pochino a Final Fantasy VIII, sto cercando di livellare i personaggi e tra l'altro, cioè, io non lo so come facesse la gente senza i trucchi, perché io, ok, non sono a un livello altissimo, ho Squall
Il protagonista a livello tipo 45 su 100 livelli, quindi mi rendo conto, insomma, che sono quasi alla fine del gioco. Non ho fatto tantissimi, non ho livellato tantissimo perché io mi concentro molto più sulla storia che non sulla parte gioco di ruolo, quindi andare a potenziare i personaggi. Che appunto quello che a me interessa di un videogioco è soprattutto la sua storia. Però, cioè, c'è stato un personaggio adesso da battere, un mostro, che, cioè, con tutto che avevo questo super mega potenziamento dato da questo trucco, ho fatto fatica. Quindi, come faceva la gente normale a combattere contro questi mostri e a vincere, non lo so. Vabbè, detto questo, io vado a prendere un Oki, perché da questa veramente sono già un po' di giorni e mi ostino a non prenderlo, ma ho mal di schiena, quindi devo assolutamente prendermi un Oki. Poi ci andiamo a cambiare perché sono ancora in pigiama, quindi mi rendo presentabile e cominciamo a scrivere. Quindi venite come al solito con me. Allora, come vedete, mi sono cambiata, vestita, lavata e sono alla mia scrivania. Sto cercando in realtà di mandare una mail di lavoro, ma non riesco assolutamente perché Libero, come al solito, fa schifo. Io l'unica posta che ho sempre avuto è la posta di Libero. Continuo ad avere la posta di Libero da quando ero piccola, ma fa schifo perché è lenta, ogni tanto non funziona. Però ormai c'ho questa, tutti c'hanno questa, quindi continuo a usare questa. Adesso, se si degna di funzionare, mando questa mail di lavoro e poi contemporaneamente sto cercando di creare il post per Instagram perché finalmente, dato che siamo all'8 di maggio e mancano 10 giorni alla mia presenza alla Fiera del Libro di Torino, è bene pubblicizzare questa cosa, almeno in minima parte. So che magari la maggior parte delle persone neanche interesserà, ma io la devo pubblicizzare perché comunque per me è una cosa importante. Quindi finisco di fare queste cose. Nel frattempo mi avete visto prima che programmavo anche l'agenda con le cose da fare questa settimana. Finisco di fare questo paio di cose. Se internet mi assiste, perché oggi il mio computer è particolarmente lento, sarà che fuori c'è questo tempo. E ho notato adesso che sta piovendo a dirotto, fantastico. E poi dopo comincio a scrivere perché veramente sono ispirata, voglio scrivere, ma devo prima fare queste cose. Allora, in tutto ciò è mezzogiorno e mezza passata in realtà e non lo so che fine ha fatto questa mattina, io vi giuro, questa mattina è fatto tipo puff. Io capisco che mi sono svegliata con calma, che ho letto un bel po', che ho giocato a Final Fantasy, però si può fare così, eh. Cioè, mi sembra di aver perso un sacco di tempo a fare cose secondarie e però vabbè, alla fine ho fatto il post per Instagram, ma adesso sto solo. Cosa c'ho nei capelli? Sto solo aspettando il check, tra virgolette, della mia amica che fa marketing per vedere che cosa ne pensa del post, se va bene questo o se dovrei crearne un altro. E poi sono riuscita a scrivere più di 800 parole del nuovo capitolo di Progetto Un Frammento, quindi sono veramente contenta. Cioè, in realtà non è un nuovo capitolo, sapete che lo sto editando, ma questo capitolo non mi convinceva e quindi, dato che ho deciso di fare le cose fatte per bene, l'ho riscritto ed sono molto molto più soddisfatta di come è venuto adesso.
Visto che sapete che qui vi condivido un pochino quello che scrivo anche, vi do dei piccoli spoiler, vi leggo una parte che mi è piaciuta tantissimo scrivere, che non mi ero aspettata di scrivere, ma che veramente è stupenda. E così vi do un piccolo spoiler di un frammento e fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi ispira. Allora. Facciamo da qui. Charlie sbuffò e gli diede le spalle. Ma non dovresti essere giù al Somni Amfiteatrum? Borbottò. Non questa sera, rispose lui. Una nuova folata di vento la fece rabbrividire. Questa sera voglio trascorrere un po' di tempo in tua compagnia, le mormorò all'orecchio, così vicino da riuscire a sentire quanto freddo fosse il suo corpo contro la sua schiena. Sarai pur sempre la mia umana, aggiunse, senza muoversi da dietro di lei, le labbra che le sfioravano ora il collo. È tempo di conoscerci un po' più approfonditamente, non ti pare? Charlie avvampò, il cuore le schizzò in gola e poi nello stomaco. Non sarò mai la tua umana, protestò, sebbene con un secondo di ritardo. Si girò di scatto, pronta a colpirlo se fosse stato necessario ad allontanarlo, ma quando lei completò il movimento, Michelangelo era già scomparso, lasciando sulla sua pelle solo l'ombra della sua risata. Te l'ho già detto, preziosa mea, mai è una parola senza senso per quelli come me, sghignazzò. Charlie si girò di nuovo per ritrovarselo accomodato sul suo letto, la schiena contro i cuscini e le caviglie incrociate. Di nuovo lo trovò ingiustamente bello, così bello da darle fastidio. Voleva prenderlo a pugni e vedere se col naso rotto sarebbe stato altrettanto affascinante. Probabilmente guarirebbe prima che io possa scoprirlo, considerò. Hai un'espressione pericolosa, notò lui con un sorriso lento. A cosa stai pensando? Alla tua morte, sibilò Charlie, senza riuscire a trattenersi. Michelangelo scoppiò a ridere e lei sentì le farfalle danzarle nello stomaco. Smettila, gridò allora, infuriata all'improvviso, con lui e con se stessa. Il vampiro tornò serio e si corrucciò. Di fare cosa, preziosa mea? Di ammaliarmi, protestò stringendo i pugni. So che lo stai facendo. Lui sembrò sinceramente sorpreso, il che non fece commentare il disagio che avvertiva in fondo allo stomaco. Perché lo pensi? Charlie non poté fare a meno di arrossire, ancora e ancora. Perché lo so e basta. In un battito di ciglia, Michelangelo scomparve da dov'era e le riapparve di fronte, il viso a un centimetro da quello di lei, che sobbalzò. Fece per allontanarsi, ma lui l'afferrò per un braccio, impedendole di muoversi. La scrutò negli occhi e Charlie fu convinta che sarebbe caduta definitivamente sotto il suo incantesimo, ma i suoi occhi bicolore non la portarono in alcun luogo. Rimasero lì, incuriositi, sorridenti, vittoriosi. Sei arrossita e bollente, mormorò. Quindi annusò l'aria. Il tuo profumo è ancora più inebriante del solito. Inoltre, proseguì lui come se Charlie non avesse parlato e il suo sguardo scese al suo petto, il tuo cuore batte fortissimo. Tum, 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 tum. Tornò a guardarla in viso. Fa così per me? No, protestò lei avvampando. Michelangelo sorrise e le sfiorò una guancia con l'indice. Bugiarda. Questa era la parte e. Non lo so, a me piace tantissimo come è venuta, mi piace come è scritta, certo va aggiustata perché questa è la prima bozza, ve l'ho letta che l'ho scritta senza rileggerla, quindi so che magari ci sono alcune cose non proprio precise, però sono molto molto soddisfatta. Adesso passiamo a Tutto tranne noi, vediamo se riesco a concludere questo capitolo che mi sta portando via settimane e settimane e come al solito vi aggiorno finita la mia sessione. Allora, rieccomi di nuovo giù in salone perché? Perché ho pranzato. In realtà ho finito di scrivere anche Tutto tranne noi, ho fatto la mia mezz'ora, ho scritto più di 1000 parole. Sono soddisfatta? No, perché Tutto tranne noi, questo capitolo, vi giuro, è un parto. Non riesco a concluderlo, non riesco ad arrivare alla conclusione, non so perché, veramente mi sto sforzando di cercare di costruirlo in maniera coerente e non ci sto riuscendo. Ma vedremo. Se sono stata illuminata di blu è perché. Ho acceso la play, infatti sentite anche sottofondo, perché voglio un attimo rilassarmi e giocare a Final Fantasy prima di tornare su e proseguire ad essere produttiva postandovi lo scorso writing log qui sul canale e scrivendo Progetto Pianeta e mi auguro sempre di riuscire a finirlo. Nel frattempo sono le
2-10. Che cosa volevo dirvi? Ho pranzato, ho mangiato tonno e pomodoro al volo e appunto adesso mi sto mettendo, ho fatto il caffè, mi sto mettendo a giocare a Final Fantasy perché sono un pochino stanca. Questa mattina comunque mi sono impegnata abbastanza, quindi sono fiera di me stessa. Dovrei ancora postarvi il post su Instagram, ma non sono convinta e quindi ancora non l'ho postato. Però penso che adesso lo posto e come va, va. Nel frattempo adesso gioco un pochino e poi torniamo su per essere produttivi. Allora, rieccomi qui, sono truccata perché tra poco mi verrà a prendere mia mamma, sono le 3. E mia mamma ha detto che verrà verso le 3:30, quindi intanto mi sono truccata, così mi sono avvantaggiata. E adesso sono tornata alla mia scrivania e ho tirato fuori il quaderno di progetto Pianeta, perché è l'unica cosa che ancora devo scrivere oggi. Quindi, dato che vorrei veramente riuscire a concludere questa giornata produttiva scrivendo anche progetto Pianeta, mi metto subito al lavoro, mentre più tardi verrete con me da Primark, da Maximo, che è il centro commerciale qui a Roma, a fare un pochino di shopping. Quindi spero che questo video, un po' diverso dal solito per quello che riguarderà la sua seconda parte, vi piaccia e se così fosse vi ricordo di lasciarmi un pollicino all'insù di sostegno. Adesso però, dato che è un writing vlog, andiamo a scrivere. Allora, ho scritto solo 228 parole di progetto Pianeta, ma meglio di niente, però ho trovato una chiave di volta. Ho trovato come giungere alla fine del capitolo, quindi sono super mega contenta. Adesso scappo perché sta per arrivare mia mamma, ma ci vediamo fra poco. Novanta miliardi di film, manco uno. A quando ci andiamo? Sì, andiamo là da Caffè Brugnano. Andiamo a prendere il caffè? Stanno le macchinine di papà. Sì. Se gessetti quelli per fuori. Le macchinine di papà non le fanno più. No, se stavano, stavano qua da queste parti. Pensavo a fare il vlog. Pure qua ci sono le piantine. Ma poi mi muoiono come quell'altre. Non è vero. Non ce la metto mai. Non ce la metti proprio mai mai, muoiono. Muoiono comunque. Guarda le mini mollettine, va. No, non trovo quelle con queste. E io tra l'altro te le ho rubate, le due non te le ho mai più date.